Bella regà, allora un sacco di voi mi hanno chiesto ma come si guadagna con TikTok? E io ho aggiunto nel 2024, in quanto ormai sono in questo fantastico anno. Oggi sono qui per rispondere a questa fatidica domanda. Come possiamo guadagnare adesso con TikTok e hanno pure tolto il fondo creatore? Se il video vi dovesse piacere, beh, come sempre vi invito a lasciare un mi piace e un commento. Nei commenti potete scrivere quello che vi pare, anche insulti. Cioè, meglio non farlo, però potete fare anche quello. Però io vi invito a scrivere tutto quello che vorreste sapere riguardo a TikTok, perché prossimamente potrebbe uscire un video molto interessante. Oltre a questo, se ancora non l'aveste fatto, beh, vi invito a iscrivervi al canale per non perdervi nessun prossimo video. E se non volete farlo per me, che ci sta benissimo, fatelo per questa. È la tenda di Big Bang Theory, raga, quanto è bella. Non è fantastica, non è bellissima. Quindi se non volete iscrivervi al canale per me, fatelo per la tenda almeno. Cioè, guardate qui, è così sole, è triste. Cioè, se lo fate diventerà felice. Vi ricordo ovviamente che se voleste potete trovare la tenda, questa qua, quella di Big Bang Theory, esattamente quella la potreste trovare qua sotto in descrizione. Non posso darvi nessuno sconto purtroppo, però non costa tantissimo. Vi invito ad andarla a vedere, costa tipo 15 euro, non costa tanto. Quindi se voleste il link è qua sotto in bio. Oltre a questo, raga, vi invito a iscrivervi al canale per il semplice fatto che a breve inizieranno ad uscire i video che facevo l'anno scorso in Portogallo, ovvero quanto costa la vita da soli. Perché sì, perché raga, per chi di voi non lo sapesse, mi sono trasferito e attualmente vivo da solo. Cioè, con dei coinquilini, però sì, vivo da solo. Quindi raga, iscrivetevi per non perdere i prossimi bellissimi video. Detto questo, usciamo dal bagno. Non so perché io stia facendo il video in bagno. Usciamo. Ok raga, partiamo dalla domanda più gettonata in assoluto, ovvero, ma come faccio ad attivare il Creator Fund? Non trovo l'opzione. In molti di questi commenti la cosa divertente è che contengono insulti verso di me. E mi chiama truffatore. Raga, perché sarei un truffatore? Solo perché tu non riesci a trovare l'opzione del Creator Fund, allora io sono un truffatore? E soprattutto, come avrei fatto a truffarvi tramite il Creator Fund? Cioè, raga, è impossibile, pensateci. Comunque, non trovi più l'opzione per il semplice fatto che qua in Italia il Creator Fund non esiste più. Eh già. Il 24 gennaio di quest'anno TikTok ha rilasciato un comunicato stampa in cui diceva che effettivamente a partire dal 26 febbraio dello stesso anno, ovvero del 2024, avrebbe chiuso il Creator Fund qua in Italia, per il semplice fatto che i fondi sono finiti. Ovviamente, raga, non siete obbligati a credere, ma dovreste imparare ad informarvi prima di commentare insultando. E se voi non foste ancora così tanto convinti del fatto che Creator Fund qua in Italia non esista più, beh, vi lascio qua sotto in descrizione il link che porta direttamente al sito web di TikTok. Incredibile, raga. Vi basterà premere su quel link per leggere direttamente quello che dice TikTok inerente a questa questione. Fatevi una vostra idea e dopo smettetela di dare del truffatore a me, grazie. Ma ora che il Creator Fund è stato disattivato, non si può più guadagnare tramite TikTok? Beh, assolutamente no, mio caro bambano. Esistono ancora dei metodi per poter guadagnare, ma guardiamoli insieme. Esistono ben 5 metodi di guadagno, giusto? Lo dice anche lui, giusto. I metodi sono creare le series, ok, gli abbonamenti live, i regali live e video, il creator marketplace e le pubblicità. Ok, questi qui sono i metodi principali per poter guadagnare tramite TikTok. Oggi io mi vorrei soffermare sul creator marketplace e le pubblicità. Non so perché siano divisi in due cose opposte, in realtà sono la stessa identica cosa. Però va bene, dividiamole. Ok, quali sono i requisiti per poter accedere al creator marketplace e quindi alle pubblicità? Raga, c'è caldissimo con questa roba addosso. In realtà non esistono dei requisiti minimi, se non quelli di rispettare le linee guida della community. Ma è anche vero che seppur non esistono dei requisiti minimi, è difficile che le aziende vi prendano se ovviamente non avete una solida fanbase. Quindi il mio consiglio, quello prima di iscrivervi al Creator Marketplace, è sicuramente quello di
fare tanti numeri. Crescete di follower, crescete di visualizzazioni e dopo che avrete tutte queste due cose, ovvero follower e visual, allora iscrivetevi. Perché sì, è vero, non esiste un minimo, ma è anche vero che le aziende difficilmente vanno da un creator da 1000 follower quando possono puntare a creator da 20.000, 50.000, 100.000 o addirittura 1 milione di follower. Ah raga, se foste interessati a un video su come si cresce su TikTok, beh, scrivetemelo qua sotto nei commenti. E ovviamente lasciate un mi piace se fino ad ora il video vi sta piacendo. Ok, come si trovano dei brand da poter sponsorizzare? Allora, partiamo dal presupposto che io immagino che voi abbiate già abilitato l'opzione di divulgazione dei contenuti. Se non l'aveste ancora fatto, beh, è un grosso problema. Andate ad abilitarla perché altrimenti non potete fare contenuti monetizzati. Quindi attivate questa opzione e poi continuate con il video. Ok, ma quindi come si trova questa benedetta opzione? Beh, per trovare questa opzione basta andare sul nostro profilo, premere sui tre trattini in alto, quelli per accedere al menu, ed entrare in strumenti per creator. Da questa sezione noi possiamo vedere tutte le statistiche del nostro account. Quante visualizzazioni facciamo, quanti follower facciamo, quanti follower perdiamo, come nel mio caso, e anche tutti i dati anagrafici inerenti ai nostri follower, quindi quanti anni hanno, da dove vengono, che lingua parlano, che video vedono. Oltre a questo possiamo vedere, scorrendo in basso, i video che TikTok ci consiglia di creare e le tendenze, così da poter prendere spunto per i nostri video. Ok, però queste non sono le cose che interessano a noi. Quello che interessa a noi è la sezione monetizzazione, che si trova esattamente in mezzo. In questa sezione vedremo diverse possibilità. Vedrete anche il creator found, però tranquilli, se ci premete sopra vi dirà che è disabilitato, quindi non potrete attivarlo. Ma quello che ci interessa a noi è la prima opzione, ovvero Creator Marketplace. Appena lo premieremo, verremo catapultati all'interno del mondo del marketplace di TikTok. TikTok ci consiglierà in automatico tre pubblicità che potremo fare noi. Tre pubblicità che lui pensa che siano adatte al nostro canale. Ovviamente non è sempre corretto, anche perché per esempio a me consiglia di chiedere la sponsorizzazione per delle scarpe da calcio quando a me il calcio fa schifo, non mi piace, lo odio e non ci ho mai giocato. Quindi non sempre è corretto. Infatti proprio per questo motivo io vi consiglio di evitare di selezionare una di queste tre opzioni che vi consiglia TikTok, ma piuttosto di cercare l'opzione più adatta a voi. Come si fa? Beh, basta andare in basso. In basso ci saranno tre caselle. Noi andremo a selezionare Scopri. Da lì potremo accedere a tutte le proposte che ci sono da parte di tutte le aziende. Il mio consiglio è quello di filtrarle per settore, in quanto se voi siete dei gamer è inutile che vi compaiano le proposte inerenti alla finanza, come se voi parlate di finanza è inutile che vi compaiano delle proposte inerenti al mondo del gaming. Quindi selezionate filtro, selezionate la vostra opzione preferita, che può essere gaming, casa, eccetera, eccetera, e poi fate applica. Una volta selezionata la nostra nicchia, faremo applica e vedremo tutte le offerte che ci saranno disponibili per quel settore. Per esempio, da me ci sono queste due offerte di Honkai, un videogame. Ok, abbiamo trovato l'offerta che ci interessa. Bellissima questa offerta di Honkai, ma quindi posso fare candidati? Assolutamente no. Prima di farlo, leggi la descrizione e i requisiti. Perché tu stai per andare a firmare un contratto, di conseguenza non è detto che tu possa rispettare tutti i requisiti. Per esempio, se la pubblicità che devi fare è obbligatoriamente fatta in inglese e tu parli solo italiano e tedesco, è inutile, perché non potrai mai farla e quindi non ti accetteranno. Quindi il mio consiglio è molto semplice, leggi la descrizione, leggi i requisiti, leggi cosa offrono e una volta che hai stabilito che questa offerta fa per te, allora sì, puoi premere su candidati. Quindi ora mi sono candidato a questa bellissima offerta? Sì, in realtà ancora no, per poterti candidare devi prima inserire una tua breve descrizione, fare una controfferta, quindi devi controoffrire il tuo valore all'azienda, fare una tua breve presentazione spiegando il motivo per il quale tu pensi di essere la persona adatta a fare questa pubblicità e oltre a questo devi selezionare tre video che ti rappresentano. Una volta fatto ciò, allora sì che puoi proseguire. Nella terza e ultima schermata semplicemente ci verrà fatto un riepilogo della nostra candidatura e basterà andare avanti. Accetti i termini e le condizioni e premi avanti. Fatto questo sarai ufficialmente candidato.
Ovviamente non subito ti rispondono, perché sono delle persone reali a valutare la tua candidatura, sono le persone che lavorano per quell'azienda. Di conseguenza potrebbe volerci un giorno, come una settimana, come un mese. Teoricamente c'è tutto scritto nella descrizione dell'offerta, quindi stai sempre attento a leggerla bene. E ora cosa devi fare? Beh, molto semplice, devi aspettare. Non devi fare altro che aspettare. Ovviamente ricordati che se il brand dovesse accettare la tua offerta, la tua candidatura, beh, fai davvero il video, in quanto tu comunque hai firmato un contratto e quindi, beh, potresti incorrere in sanzioni legali se non fai quello che hai promesso di fare. Quindi, regà, fate questa cosa solamente se siete veramente sicuri di riuscire a portarla a termine. Se non doveste riuscire a portarla a termine, comunicatelo comunque all'azienda, per il semplice fatto che se no voi ci perdete la reputazione, oltre al fatto che potreste andare incontro a magagne legali, e nessuno vuole andare incontro a magagne legali, ve lo giuro. Oltre a questo, regà, direi che il video possa concludersi qui. Da me, Ricky, è tutto. Se il video vi dovesse essere piaciuto, beh, vi invito come sempre a lasciare un mi piace, un commento qua sotto dicendomi la vostra opinione riguardo il video, dove posso migliorare, e ovviamente se aveste delle domande, beh, siete invitati a farmele, ovviamente. Detto questo, raga, iscrivetevi al canale e noi ci rivediamo al prossimo video. Let's go!